Adesso De Petrillo, allora è fatta. A Siena abbiamo cancellato il primo zero relativo ai punti totali, oggi quello delle vittorie. Sì, siamo molto contenti, consapevoli che il percorso è lungo e che questi sono tre mattoni da mettere lì per la nostra consapevolezza. E merito di questi ragazzi che comunque si sono messi completamente a disposizione, è un grande sacrificio e credo che la partita, per come è stata preparata, è venuta e siamo molto contenti. Io penso che la volevi vincere, perché intanto hai presentato Gomez, Capello e Kwame, e già questo credo abbia messo in difficoltà Baldini fin dall'inizio. Ma noi l'abbiamo preparata anche per andare alle spalle del loro metodista, e con Capello credo ci siamo riusciti diverse volte, perché ha preso palla al piede, è andato dentro svariate volte e a non farli ripartire. Infatti siamo riusciti diverse volte con il portiere palla in mano, con rimesse dal fondo, a non far ripartire. Loro sono molto bravi a partire da dietro. Però insomma, credo che il mio gruppo se la possa giocare, se mantiene questa applicazione mentale, questa voglia di fare. Io credo che noi siamo un gruppo di ragazzi importante che ha voglia di fare e ce la mettiamo tutta per portare a casa il risultato tutte le domeniche. Torniamo alla partita, sta per finire 1-1. Tu la vuoi ancora vincere, perché manda in campo Benedetti, non è che togli una punta per mettere una coperta un po' più corta dietro? Sì, il messaggio era quello, ma sono stati bravi i ragazzi a leggerlo, a crederci, a non mollare. E quando abbiamo preso gol mi sono un po' preoccupato, che queste partite qui, se non fai il secondo gol, poi magari è difficile portarla a casa. Invece devo dire che ci siamo assestati un attimo con Corvesi tra le linee, che ci ha dato un po' di consolidamento di possesso davanti, con una buona personalità. E mi auguro che questa prestazione riusciamo a mettercela addosso per memorizzare questa sensazione, per riprovarla il più velocemente possibile. Lo schema sul calcio di punizione è meraviglioso, so che l'avete provato ieri, fresco fresco. Ce lo siamo bruciati però. No, va bene, sì, ma è merito loro che sono applicati e hanno riconosciuto il momento in cui andava fatta, l'hanno fatta bene, sono contento. La partita ad onore del vero poteva anche girare sul rigore di Fanucchi. Sì, poteva girare, credo che ci fosse anche qualcosa per noi, però va bene, dai, accettiamo. Purtroppo credo che negli episodi qualcosa ci ha penalizzato in questo piccolo percorso, sia con l'Ancona che con la Lupa Roma, dove mi dicono che i gol erano buoni, però va bene, accettiamo e i miglioramenti sono lievi, bisogna lavorare, testa bassa, applicazione, voglia di fare, e questo gruppo credo che possa fare qualcosa di buono. Mister Baldini, sconfitta a tempo praticamente scaduto. Sì, a prescindere dalla sconfitta, anche se avessimo vinto oggi non abbiamo fatto sicuramente una bella partita, insomma. È chiaro che non eravamo noi, è chiaro che è mancato qualcosa, si è mancato un po' di equilibrio. Le mie scelte, insomma, erano scelte fatte per cercare di vincere la partita e forse hanno levato un po' di equilibrio alla squadra, dovrò ragionare su questo. Sotto il punto di vista dell'impegno, ai ragazzi non devo dire assolutamente nulla. Abbiamo fatto tanti errori, abbiamo commesso tanti errori, e la consapevolezza è quella che insomma non eravamo noi. Mi dispiace, perché è stata una settimana incredibile dove i ragazzi hanno lavorato veramente in maniera importante, concentrati, e quindi oggi non me l'aspettavo, insomma, questa prestazione. Sliding door del match poteva essere il calcio di rigore di Fanucchi. Sì, ma ripeto, nonostante quello, nonostante l'azione al novantesimo non avremmo fatto, cioè non sarei stato contento uguale, nel senso che la prestazione non è stata una prestazione come insomma questa squadra stava facendo ultimamente. L'ha sorpreso il tridente del Prato, schierato fin dall'inizio? No, assolutamente. Tra l'altro Capello l'ho allenato 2 anni, lo conoscevo benissimo, conoscevo benissimo gli interpreti del tridente, quindi era chiaro che la loro velocità ci avrebbe impensierito, insomma, ma lo sapevamo. Insomma. Francesco Rossi, uno dei protagonisti, perché ci sono stati gol, ma ci sono state le tue parate, la tua parata soprattutto sullo 0-0, raccontaci il rigore. No, beh, il rigore, il mister mi aveva detto che il mister di portiere mi aveva detto che poteva tirare da quella parte, avrebbe incrociato, io ho scelto il lato, ho anticipato, è andata bene.
Un altro episodio di Moviola, sicuramente il pareggio loro, perché vi abbiamo visto particolarmente arrabbiati, anche i tuoi compagni l'hanno detto, un intervento irregolare, i tuoi danni forse c'era. Secondo me ci poteva stare il fallo, però nel senso siamo riusciti a vincere e alla fine è andata bene così, dai. L'importante era portare a casa i tre punti, ci siamo riusciti al 94esimo, abbiamo fatto un'ottima prestazione e secondo me sono giusti questi tre punti, per cui siamo contenti così. Avete dato questa sensazione fin dal calcio d'avvio, che la volevate vincere questa partita? Beh certo, noi giochiamo sempre per vincere, ovviamente non sempre ci si riesce, la Lucchese era un'ottima squadra, però penso che oggi abbiamo fatto noi un'ottima partita e abbiamo meritato i tre punti, ci abbiamo creduto fino alla fine, li volevamo perché sapevamo che venivamo da due pareggi e una vittoria avrebbe dato peso ai due pareggi precedenti, così è stato, per cui siamo contentissimi e adesso testa la prossima partita. Senti, la Spalla ha vinto anche oggi, ha sempre vinto, sabato viene a Lungo Bisenzio. Vabbè, prima o poi dovrà o perdere o pareggiare, per cui speriamo di essere noi quelli che li fermeranno. Ovviamente sappiamo che è un'ottima squadra, però anche noi abbiamo delle ottime qualità, basta crederci e possiamo benissimo toglierci grosse soddisfazioni a partire da sabato. Grazie. Giulio Grifoni, tre punti nel derby contro la Lucchese, abbiamo sentito i tifosi soddisfattissimi, sentivano questo derby, raccontiamolo un po' con calma, prima subito lo spavento del calcio di rigore del nostro amico Fanucchi, che il Rossi ha parato davvero molto bene. No, sicuramente sono tre punti che fanno tanto piacere, soprattutto in un derby che secondo me anche meritavamo per quello che abbiamo fatto vedere in campo, per le occasioni da gol che abbiamo avuto, perché ne abbiamo avute più di tre, a mio parere. Siamo partiti subito male con questo calcio di rigore, meno male è stato bravissimo Francesco a pararlo, soprattutto un altro nostro anche amico, dai, Fanucchi. Senti, poi siamo andati in vantaggio, un ottimo schema, davvero molto molto bello, so che l'avete provato anche ieri, De Petrillo ha detto ce lo siamo già giocati. No, schema provato e riprovato in allenamento perché eravamo sicuri che poteva fare male. Ieri abbiamo riprovato ancora una volta, è venuto bene, e l'importante è che sia venuto oggi. Poi loro hanno pareggiato, c'è stata contestazione da parte vostra su quel gol del pari? Sì, sicuramente, perché a mio parere io ero accanto anche a Francesco, secondo me fallo netto sul portiere, però siamo stati bravi ancora una volta a rialzarsi e a trovare questo gol a pochi secondi dalla fine. E poi noi abbiamo segnato a tempo scaduto. Sì, sicuramente. Raccontaci un po' questo bel gol. No, ci credevamo perché volevamo vincere questa partita, perché credevamo di meritare questi tre punti. È stata un'azione, è stato bravissimo Gomez a far salire la squadra, aprire, ha messo l'esterno. Io ho crossato dentro forte in mezzo, è stato bravissimo Benedetti a fare il tapin vincente. Grifoni torna dunque lanciatissimo nell'orbita dei migliori della Lega Pro. L'anno scorso, quando le cose stavano andando bene, poi ci ha messo lo zampino la sfortuna, sembravi già in rampa di lancio, non è che poi ci lasci, no? Anche qui ormai mi sembra che tu stia facendo la differenza. No, io ora come ora sono del Prato, fino a prova contraria giocherò per questa squadra. Grazie. Lorenzo Benedetti, allora tu o il gol che ha dato questa prima vittoria al Prato, un gol dell'ex, abbiamo materiale per fare mille titoli. Sì, sono molto contento per due cose, uno per il gol dell'ex e uno perché ha dato insomma tre punti fondamentali a noi e che servivano come il pane. Raccontacelo questo gol. Sei trovato proprio puntuale, preciso, da vecchio rapace dell'area di rigore a dispetto della tua età. Io mi piace molto sfruttare queste occasioni dentro l'area di rigore. Grifoni ha messo una palla ottima in mezzo all'area e sono stato molto attento e l'ho presa bene e è andata in porta. Senti, abbiamo raccolto sicuramente quello che c'era mancato nelle settimane precedenti, perché Prato avrebbe meritato di vincere già prima di questa trasferta di Lucca. Sì, stiamo crescendo, siamo una squadra giovane, siamo una squadra che aveva bisogno di giocare, di vedere com'è il campionato di Serie C, e ci sono molti giovani che sono alla prima esperienza in Lega Pro
e questa partita è stata molto di carattere e spero che sia di buon auspicio per le prossime partite. Si diceva dell'attacco del Prato, oggi due gol, quindi meglio di così? Sì, sì, no, ma ti ho detto, oggi si giocava con un 96, un 93 e un 97 davanti, quindi una squadra giovane e aveva bisogno di trovare i minuti giusti. Grazie a Benedetti, lo lasciamo, rimaniamo sempre, prego, prego, grazie. Allora lasciamo dunque la postazione, andiamo subito qua in diretta mentre chiedo all'amico Roberto Nardi di controllare se nel monitor ci siamo tutti e due, allora vieni pure, avvicinati. Allora, Alessandro Capello, 3 reti, ne aveva segnati 3 il Prato, oggi poi meno male ci ha pensato anche Benedetti, se no fai gol solo te. No, infatti è stato importantissimo il gol di Benedetti alla fine che ci ha permesso di portare a casa questi 3 punti e erano fondamentali per noi oggi. Senti, raccontaci la prima rete, frutto di uno schema su calcio di punizione. Sì, l'avevamo provato in settimana col mister e per fortuna è venuta la domenica che, diciamo, quando conta è la domenica, quindi siamo contenti. Abbiamo raccolto la vittoria, ce la siamo meritati perché tutto sommato dovevamo vincere forse anche qualche settimana fa, in queste prime partite di campionato dove avevamo dimostrato un bel gioco. Sì, abbiamo sempre fatto bene anche le altre partite, non era ancora arrivata la vittoria. Oggi è arrivata all'ultimo minuto, quindi sia di buon auspicio questa vittoria per il futuro. Grazie. Buonasera Nicola Piccone. Buonasera a tutti. Col sorriso sulle labbra, perché oggi non è possibile fare altrimenti. Prato ha vinto, diciamolo subito, 2-1 a Lucca, al Porta Elisa, vantaggio con Capello all'inizio del secondo tempo, il pareggio poi della Lucchese con Calcagni e la rete ha praticamente recupero quasi terminato con Lorenzo Benedetti. Dunque finalmente il Prato raccoglie quello che non aveva raccolto le settimane precedenti, perché qualcosina in più forse meritavamo dei soli 2 pareggi. Sì, probabilmente, anzi senza probabilmente, era nell'aria la vittoria del Prato, ce l'ha regalata ovviamente questa grande prestazione dei ragazzi. Sono contentissimo ovviamente per i 3 punti, per quello che sono riuscito a fare oggi al Porta Elisa e soprattutto per una vittoria ottenuta al 49esimo in piano recupero, e quindi insomma direi che sono 3 punti davvero pesanti. La Spalla ha vinto anche oggi, abbiamo visto, sì. Ha giocato tutte e le ha vinte tutte. Per forza, la Spal è una grande squadra, non lo scopriamo noi oggi, sarà una partita importante per il Prato perché potrebbe veramente sancire un cammino importante di questi ragazzi, che comunque vengono da 3 risultati utili consecutivi, sono convinto che daranno il massimo, stanno giocando un buon calcio, l'abbiamo visto anche quest'oggi al Porta Elisa, e quindi insomma speriamo che possano riuscire a proseguire su questa strada. Da detto stampa ovviamente tu sei molto misurato, ma io ti volevo fare l'assist per dire che l'hanno vinte tutte, quindi prima o poi dovranno perdere, speriamo che sia la volta buona a Prato, chiaramente, anche se ovviamente sappiamo il valore della Spalla e non sarà una gara semplice.